Oggi recensiamo e usiamo il pirografo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi recensiamo il mio nuovo pirografo. Un pirografo che ho preso su Amazon, la marca Yuha 939. Un pirografo, dicono, professionale, io direi semi-professionale, ma molto molto interessante. Prima di passare alla recensione, però, mi raccomando, clicca su iscriviti se non fai parte della famiglia di Arte per Te, clicca sulla campanella per non perderti i futuri video, iscriviti sulla mia pagina Facebook e sulla mia pagina Instagram, Arte per Te, pennello bianco sul fondo rosso, e vienimi a trovare anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Trovi tutti i link qui giù, in info box. In info box troverai anche il link relativo al pirografo di cui ti sto parlando, che ho acquistato io e che quindi mi sento di consigliarti dopo averne provati un paio. Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere questo pirografo cosa fa. Ed eccoci pronti per recensire il mio pirografo nuovo. Eccolo qui in tutto il suo splendore, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere le parti di cui è composto. Innanzitutto collegamento alla presa di corrente tramite una presa, come si chiama, industriale, insomma quella con i denti grossi però ravvicinati, è l'imbocco tondo, questo qui, i miei termini tecnici ragazzi, insomma ve la faccio vedere, questa qui. Dopodiché ha una plancia su cui poggiare la penna che è, come vedete, removibile e ha questa molla per contenere agevolmente la penna quando è calda. La penna è allacciata al generatore di elettricità tramite questo jack, che vi faccio vedere, voilà. Pulsante di accensione e spegnimento e termostato regolatore di intensità. Io non lo uso mai al massimo, lo uso sempre alla penultima o alla terzultima o alla penultima temperatura, che sono rispettivamente 550 gradi e 650 gradi, ma arriva a una temperatura di 750 gradi centigradi. E il fatto che sia acceso lo vedete dalla spia rossa che si accende. Quindi io incastro al di sopra della stazione, diciamo così, la penna con la punta che scelgo di volta in volta. Questa è la punta sottile che Gabriele ha usato per fare questo lavoro qui, che vedrete fare subito dopo la mia spiegazione, che in un prossimo video poi vedrete colorare. Sul retro del lavoro proverò le punte. Con il pirografo viene dato anche il cacciavite per cambiare le punte. Parliamo appunto delle punte, scusate il gioco di parole, ma di punte ce ne sono veramente tante. Vengono custodite in questo barattolino metallico. Ci sono due vite in più per ogni evenienza dovesse perdersene una, e contiamo insieme tutte le punte. Una, allora ci sono delle punte con la resistenza piatta e delle punte con la resistenza arrotondata. Guardate, queste hanno la resistenza arrotondata e vi prendo la corrispettiva, e c'è questa invece, vedete, che ha la resistenza piatta. 20 punte che poi vengono conservate in questo scatolino che viene posto qui sulla plancia, diciamo così, del nostro pirografo. Accendiamo a 650 gradi. Allora vi faccio vedere una cosa: in questo momento la punta è fredda, tant'è che la posso toccare. Accendiamo e vediamo in quanto si riscalda, e vi faccio vedere il tratto che lascia. È già calda, vedete, si riscalda davvero in un attimo. Questa punta fa questo tratto
se la pieghiamo lateralmente può fare anche questi tagli. Ora spengo, lascio raffreddare qualche secondo, prendo il mio cacciavite, posso già farlo, allento le viti laterali e senza bruciarmi in un attimo cambio la punta, quindi il riscaldamento ed il raffreddamento sono davvero molto molto veloci. Pochi secondi per riscaldarsi e per raffreddarsi. Prendo la punta successiva, la infilo nei buchini. Voilà. Stringo le viti, accendo, il cambiare la punta tante volte. Bene, non c'è da aspettare tanto. Vedete, già fuma, non so se riuscite a vederla, già la punta è pronta. Vediamo che tipo di tratto ha questo, quindi ha un tratto piatto o spesso così, o tagliente così. Panciuto così, quindi in generale con questo si può colorare, si possono fare le sfumature, vedete? È uno di quei ferri con cui riuscite a dare intensità di marroni differenti. Quindi questa è la seconda penna e prendo quest'altra più tondina. Lei si riscalda velocissimamente e vediamo il tratto. Wow! Un tratto grosso, intenso, anche questo, ma può essere anche un tratto super sottile. E anche questo è da coloritura, ma da coloritura più intenso rispetto al precedente. Vedete? Riesce a dare un tono di marrone bello scuro rispetto a quello precedente. Stacco la spina, tacco l'interruttore, lascio raffreddare qualche secondo. E adesso, così facendo, provo tutte le punte. Voi lo vedrete un pochino più velocizzato, io invece piano piano le provo tutte. Punta triangolare piatta, un bel tratto grosso scorrevole, ma anche sottile. Questa è bellissima anche per zigrinare ed è bella anche per colorare in maniera un pochettino più leggera, un tono intenso ma con una bruciatura leggera. Punta a lancia piatta, perché poi c'è anche la punta a lancia con punta angolare, vediamo. Wow, una bruciatura pazzesca. Un grado di bruciatura profondissimo sia in orizzontale che in verticale. Guardate, qui è meno profondo di questo. Anche con questa potete muovervi agevolmente in maniera a zigzag e anche con questa potete colorare, ma tutto ad un livello superiore rispetto alla precedente. Va più in profondità. Proviamo una delle mie punte preferite, che è proprio quella a pennino. Sarà già pronta, vediamo un po'. Guardate che linea sottile, guardate che precisione. Con questa linee super sottili e con questa si può scrivere, ovviamente. Fare tratteggi,
in maniera molto molto sottile. Punta piatta tonda, ce ne sono adesso due molto simili, una con carico centrale e l'altra con carico laterale. Proviamo prima quella con carico centrale, un bel tratto nero deciso. Con carico laterale è molto più incisiva di quella con carico centrale, fa una bruciatura molto molto più profonda e più stagliata sul supporto. Quindi punte apparentemente molto simili danno risultati incisivamente molto diversi. Una punta molto versatile per taglietti più larghi, incisioni profonde, solchi, linee incise molto profondamente, coloriture molto intense e zigzag molto molto profondi. Punta tonda piatta, wow, guardate che gran rigone che fa questa, diciamo che è molto simile alle precedenti ma con una larghezza più importante e un grado di bruciatura consistente. Anche con questa naturalmente si può colorare passando molto velocemente. Questa punta invece ha la resistenza più profonda, quindi oltre a fare la riga classica così passando la resistenza, brucia molto molto profondamente proprio per questa sua lunghezza della resistenza. Anche questa riesce a fare zig zag, veramente una punta per legni anche più duri, perché veramente questa diventa infuocata. Questa è a pennino con carico centrale, quindi sarà l'equivalente più leggera, immagino, di questa che era con carico laterale. Vediamo. L'equivalente più incisiva, non più leggera, più incisiva. Ovviamente con queste si scrive che è un piacere. Non adatta per le coloriture, ma per le scritture molto incisive. Questa punta mi incuriosisce molto perché ha una spondina alta che penso vada proprio a scavare nel legno. Penso che sia una punta proprio per legni duri. Vediamo un po'. Wow, e sì, questa brucia che brucia che brucia. Bellissima questa punta. Molto molto incisiva. Beh, si vede quelle che sono per legni più duri, cioè questa che ho appena finito di usare, questa, insomma, sono delle belle punte brucianti. E adesso passiamo alle resistenze tonde, quindi abbiamo finito con le resistenze piatte e passiamo alle resistenze tonde, che sono sempre quelle adatte a tutti i tipi di legni, ma soprattutto ai legni più duri, e sono anche le più
diciamo così, le meno delicate. Ecco, penso sia già calda. Vedete, è una linea sottile ma molto molto profonda, sia così che così. Wow! Si riesce a muoversi sinuosamente, si riesce anche a colorare molto facilmente perché avendo una resistenza tondeggiante proprio permea il legno. Queste sono quelle che preferisco per le linee di contorno. Queste sono quelle che preferisco invece per i disegni e le delle punte più delicate, meno incisive, ma che lascia un tratto bello leggero, ma anche definito. Bella punta grossa da contorno, veramente bella incisiva per legni da leggeri a duri. Ultime due punte poste in orizzontale non bruciano in profondità, ma bruciano in maniera superficiale. Poste invece in verticale bruciano molto in profondità e sono perfette anche per le coloriture a campitura, quindi per i chiaroscuri. Punta Appennino per incisioni profondi e tratteggi sul legno da morbido a super duro. Punta a pancia per bruciature superficiali, usata di piatto, in verticale per bruciature profonde, tratti e coloriture. Punta tonda piatta per bruciature belle tenaci, sia in orizzontale che in verticale, e per coloriture intense. Punta piatta a angolo per intense bruciature sottili in piatto, lineiformi in verticali, zigzag molto precisi e coloriture. Punta piatta a lancia per un'intensa bruciatura in tutti i sensi, più una coloritura molto intensa. Punta pennino laterale per un tratteggio sottile, quindi una linea sottile, scrittura, un tratteggio chiaroscurale molto leggero, non incide profondamente il legno. Punta Appennino tonda, incide profondamente il legno, ha un buon grado di bruciatura, quindi molto marrone e anche un bel grado di coloritura. Punta Appennino tonda laterale, tutto quello di prima più intensificato. Punta un po' strana, è una punta un po' a lancia con tante smerigliature, tanti angoli, diciamo così, ottima per linee lunghe, tratteggi, coloriture, tratteggi più larghi e zigzag. Punta
punta Appennino centrale un po' più profondo, vedete quando la resistenza si allunga verso le stanghette di aggancio, quella vuol dire che incide maggiormente il legno. Queste due sono per i legni più duri, quindi sia questa, che vedete che bel grado di marrone dà la bruciatura, pur nella sua puntualità di tratto, che quest'altra, con la resistenza che arriva fin qua sotto, brucia veramente profondamente il legno e quindi è per legni anche più duri. Pennino centrale, bella coloritura intensa con un tratto sottile, pennino tondeggiante con rialzo. Vi faccio vedere la caratteristica di questa punta, è questo rialzino qui, vedete? Che in pratica incide il legno in maniera pazzesca, qua, eccolo qui, proprio lo scava, poi punta, cominciano le punte tondeggianti, sono tutte più delicate di quelle piatte, la più tenace è forse questa a triangolo, vedete il tratto, e via via vanno sempre più alleggerendosi il tratto fino a questa che ritorna ad essere di nuovo molto tenace. La meno tenace di tutti è questa resistenza tonda, questa qui al centro, questa, e questi sono i tratti che donano. Tutte, allora questa per legno più tenero o per coloriture meno intense, le altre sono tutte per legni anche duri. Facciamo questa bella carrellata delle 20 punte. Divertitevi ad usarle tutte. Cosa dire del nostro pirografo? Innanzitutto che se volete comprare un pirografo anche solo come hobbisti, questo è l'unico tipo di pirografo che vi consiglio. Non acquistate quelli con solo la penna perché non servono a nulla. Prima di questo ne avevo comprato uno di quelli perché costavano naturalmente di meno e quindi pensavo di risparmiare avendo comunque un oggettino che mi permettesse di pirografare, e l'ho dato via perché per il legno è pressoché inutilizzabile. Come avete visto, riscalda e raffredda in un nanosecondo, veramente velocissimo, non fa rumore, emette il tipico odore del legno bruciato quando passate la punta. Io consiglio sempre di lavorare con una mascherina, perché comunque sono sempre odori da fumo che a me nauseano un po', non mi piacciono, e sempre in un luogo ben areggiato, non state in stanze piccole perché sennò ne uscite veramente affumicati. Vi consente di fare dei bellissimi lavori in un tempo veramente irrisorio. È comodissimo il fatto che abbia questa carinissima jar per me con adesivo dietro, che va appiccicata qui sulla base, messa così per non perdere mai le vostre punte. Adesso vedrete come Gabriele ha fatto in un attimo questo lavoro. Gli ho detto di lasciarmi non fatto qualche gambo perché volevo farlo io insieme a voi adesso, o l'ho fatto provare, questo non è un soggetto originale di Gabriele, l'ha preso su internet, non so esattamente dove, e gli ho detto di lasciarmene un pezzettino da fare perché ho voluto farlo provare a lui, che era la prima volta che lo maneggiava, per farvi vedere come anche una persona che non l'ha mai usato, certo Gabriele sa disegnare, quindi naturalmente non è proprio un profano, lui è bravo nelle discipline artistiche, per farvi vedere come anche una persona che non lo ha mai avuto, che non lo ha mai utilizzato, riesca in pochissimo veramente a fare un bellissimo, bellissimo soggetto, anche abbastanza articolato, diciamo così.
Ora finisco questo, penso di aver fatto tutti i gambi che Gabriele non aveva, ah no, c'è questo che Gabriele non aveva ultimato, voilà. E adesso fatto questo, io mi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video in cui vi farò vedere un modo bellissimo di colorare le opere a pirografo. Quindi adesso vedrete Gabriele che fa questo bellissimo soggetto insieme a voi con il pirografo e io vi do appuntamento al prossimo video per colorare insieme e dare un'atmosfera con dei tipici colori per il legno, i colori a gomma lacca. Lo vedremo in un prossimo video. Vi mando un grande bacio, vi lascio a Gabriele, pollice in su e condivisione se il video vi è piaciuto. Ciao! Visto che bello il nostro pirografo, nessun rumore, un po' di odore di legno bruciato, da cui vi suggerisco sempre di proteggervi, ma prestazioni straordinarie. 20 punte differenti l'una dalle altre. 20 punte sono anche troppe per un uso non professionale del pirografo, però sono sempre utili perché qualora qualcuno perdesse una punta, ce n'è subito un'altra simile a poterne prendere il posto. Direi che è un attrezzo super completo a un giusto prezzo. Trovate il pirografo di cui vi ho parlato in link qui giù in info box. Se vi interessa, io posso parlarvene solo che bene perché mi sono trovata benissimo. Se questo video vi è piaciuto, pirografatemi un bel pollice in su e una condivisione. E noi ci vediamo nel prossimo video creativo, probabilmente proprio quello in cui andremo a dipingere il soggetto realizzato da Gabriele. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!